Fortnite salva il mondo. Però se ci fate caso, in basso a sinistra c'è la chat globale. Io ho scritto, ho iniziato ora, non capisco cosa scambiare. Perché la gente scrive chi scambia, chi scambia, chi scambia, chi scambia. Non so, capina mazza. Ok, non so, capina mazza. E quindi, niente. E vabbè, questo mi scrive una parolaccia. Vabbè. Comunque, io gli rispondo F perché sennò non mi faccia togliere. Allora, qui c'è la mappa. No! Leva! Sì, annulla perché non so che... Vabbè. Allora, ragazzi, io volevo un attimo vedere questo evento, no? Lettere d'amore perdute, tieni Samara al sicuro, alle sue spime che... Ok, però non credo che... vabbè, questo non mi interessa. Credo che posso capire come fare, comunque c'è scritto difesa scudo, cioè... Senza qui nemici impegnativi e meccaniche di gioco appaganti. Ma io volevo continuare la storia se c'è. Credo che sia questa la storia, comunque. Credo di sì, guardate la tempesta che praticamente è tutta intorno, soltanto alla nostra base, praticamente non c'è nulla. Però mi posso muovere, ok, anche qui non c'è nulla, anche qui non c'è nulla. Ragazzi, la tempesta mi fa decisamente paura. Oh, ok. Ah, era così, ok, praticamente abbiamo questo, questo è il nostro rovo. E... seleziona gadget, che non abbiamo nessun gadget. Difesa è... ok, credo che possiamo a questo punto lanciare direttamente. Che cosa dobbiamo aspettare? Nulla, visto che noi siamo da soli, non abbiamo ancora niente. Dobbiamo ancora ampliarci e vedere un attimino, fare alcune missioni, ragazzi. Probabilmente comunque ci giocherò anche da sola, perché comunque dovrei registrare praticamente ogni volta che voglio giocare a questo gioco, oppure no. Ok, praticamente questo è il continuo del tutorial, probabilmente. Cioè, comunque non è più tutorial ormai, ma è appunto il continuo della storia. Ok, questi probabilmente erano i tizi che ci hanno fatto vedere nello scorso episodio all'inizio, probabilmente che sono morti per la tempesta. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can bring all of them home. What do you say? They're closing in too fast. We're not gonna make it to the door. That's our cue, Commander. Pop, head down and prepare the storm shield. You'll be fine. Out you go. Stay behind me. Pick up the pace, Pop. Nah, take your time. It's only a horde of monsters. Ok, eccoci di nuovo qua con le armi che avevamo nello scherzo. Ah, la tempesta, questo aspettate. Boh, vabbè, diciamo che grazie a quel robot praticamente non ci siamo salvati. Ci ha fatto tipo un'ondata, però non credo che sia la tempesta, perché ha tipo creato esatto uno scudo per non farci vedo prendere dalla tempesta. Dobbiamo cercare. Ok. Ah, possiamo praticamente cercare in tutte le robe. Ok, magari ci sono robe utili che possiamo prendere. È molto buono, dai. Ok, tira anche del vento che è fighissimo, ok. Possiamo praticamente cercare, prendere praticamente del materiale che può, credo, servirci in tutte le occasioni. A questo punto io direi anche di spaccare questo albero o qualche albero per prenderci qualcosa. Allora, dobbiamo attivare lo scudo antitempesta e dobbiamo anche... così dice, difenderlo. Quindi allora io spaccando queste cose, diciamo, si sta ampliando quella roba che non so
sinceramente di cosa sia, però praticamente spaccando tutto quanto c'è stato qualcosa di giallo, non so che cosa sia, ecco, credo delle bombe, non so che cavoletti ci hanno dato, però vabbè, allora noi praticamente cerchiamo, io probabilmente ragazzi cerco un attimino in tutte queste robe, diciamo faccio una specie di deforestazione e poi andiamo a vedere un attimino, perché vedete che sta praticamente salendo tutto e prendono tutte le cose che ci sono tra i cespuglietti e spaccando le robe, a parte che ci facciamo moltissimi materiali per, per questa zona, ma in più prendiamo un sacco di robe tra questi cespuglietti che potrebbero esserci molto molto utili. Quindi io prendo praticamente tutto quello che possiamo prendere, anche perché abbiamo un biccone di legno praticamente improvvisato al massimo, e quindi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho praticamente preso tutte le robe, adesso un sacco di cose, ho tolto tranne gli alberi, queste cose che non ho preso che prendiamo insieme perché me ne stavo scordando. Ok, adesso possiamo andare qui, perché ho preso un sacco di robe. Dobbiamo attivare prima di tutto lo scudo e poi dobbiamo anche difenderlo. Quindi praticamente non ho capito una mazza di quello che dobbiamo fare. Ah. Ok, sta praticamente facendo tutto da solo. Non abbiamo ancora le risorse adatte. Let's get started with the basics. Possiamo Can't build without resources. Let me send some for you. Ok, ma in realtà ne abbiamo già un sacco, però grazie a questo ovviamente, grazie alle altre cose. Abbiamo ancora di più. Allora, facciamo di legno. Sì, ok, di legno allora. Visto che ci stanno a dire di farlo di legno, noi lo facciamo di legno. Anche se era meglio di pietra o anche addirittura di metallo, che è ancora molto più resistente, però non importa. Perfetto, ora difendi lo scudo. Ok. Allora. Ho capito, però io comunque devo costruirlo, no? Cioè io comunque devo costruirlo il muro prima. Ah, ok, te lo cambia direttamente, ok, scusate. Non lo sapevo, ok, sì, costruisci, adesso c'è una bellissima porticina. Next, you'll want to build some floors and ceilings. Ok. Il pavimento che appunto dobbiamo fare. Ma prima facciamo tutte queste robe così, boom e boom. Poi prendiamo questi qui. Ok, e ne abbiamo tre, e qui abbiamo fatto qualcos'altro. Poi una qua, e chi diciamo se vogliono entrare, ah adesso non abbiamo più. Ah ok, però dobbiamo, possiamo costruire, diciamo, delle cose in modo che se vengono anche qui, almeno. Those are the basics. Now let's finish the build. Here's what you need to construct. Ok, ora abbiamo altri, ci dice. And they don't get in the way of your bullets. No, deselect the two top rows and make sure the bottom three panels are selected. Make sure to select the low panels you removed to make the door. Quindi praticamente dobbiamo fare così. Così e praticamente così, giusto? Perché non ce lo fa? C'ho pure ragione. No, ho sbagliato. Raga. Così, così. Poi ne facciamo altri qua, come dicono lì. E un altro qui davanti alla porta. Ok, e più o meno ci stiamo rafforzando un pochino. Diciamo, stiamo costruendo la nostra base. Abbiamo messo più trappole possibili, anche se questa è la che può mettere qui. Ok, per lanciare una granata. Nicely done. Ok. Perfetto, però dobbiamo avere un sacco di mira, perché infatti avevo lanciato a caso. Fortunatamente mi è andato bene in realtà. Ok, ma infatti io volevo. Esatto, volevo fare così. In modo che se qualcuno viene a romperci le scatole, praticamente siamo
Siamo praticamente quasi al massimo. Io prendo anche la nostra spada che però si sta per rompere. Allora, attiva lo scudo antidepressa da difendere. Poi, diciamo, stiamo facendo, diciamo, delle prove. Noi dobbiamo difenderlo al massimo. Se dobbiamo espandere lo scudo. As expected, the shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. Ok, credo che. I think it did. You've got this, Commander. Defend your storm Ok, shield. dobbiamo appunto difendere lo scudo. Credo che abbiamo soltanto eccoli qui. Non so se. Vabbè, non so se sì, sono di prova probabilmente. Perché dietro c'era un tizio. Difendi scudo tempelle. Ok. Aia. Not possible. Ok. Ah, c'è un tizio grasso che magari facciamo fuori. E quanto però forte. I need a second. Ce lo stanno attaccando. Voglio vedere anche queste cose che fanno, però non conviene. Lo vedremo quando non riusciremo a più a respingerli. Non voglio sprecarli, diciamo, non voglio sprecare la possibilità di vincere in questo modo. Ok. Keep the line moving. Ricarichiamo sempre che. Mi stanno venendo altri. Ok, ricarichiamo. Ok, dai. Perfetto, ricarichiamo di nuovo. Ok. Ancora sto tizio che non ci vuole lasciare in pace a quanto pare. Ricarichiamo. Aia. Non ci provare, signore. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì. Perfetto, praticamente siamo riusciti a cosare il nostro robot. Prosciutti House. Ok. Quanta roba. Io ho ottenuto un punto abilità che sinceramente, ragazzi, avendo iniziato da adesso, non so di preciso di cosa fare. Ok. What? Ok, what ancora. Perfetto, il forziere del bottino si aprirà nella schermata di gioco. Perfetto, e quindi adesso lo andiamo anche ad aprire. Ok, possiamo tornare alla nostra casa di base. Perfetto, adesso vediamo un attimino di aprire quello scrigno e poi vediamo che cos'altro possiamo fare. Possiamo aprire, boom. Vediamo che cosa troviamo. Spero un'arma buona. Che cos'è? Ok, cose eroe. Ok, otteniamo tutto quanto. Possiamo anche aprire. Ah, ok, possiamo aprire questa bustina. Ok, abbiamo trovato. Abbiamo trovato il pompa che può essere, cioè che è molto molto buona, anche 100 V-Bucks. Ok, ottimi tutto, grazie, grazie mille. Adesso ne abbiamo 200. La scheda bottina è ora disponibile.
While you're there, use the V-Bucks in your account to purchase your very own upgrade llama. Esatto, infatti adesso abbiamo anche la roba del bottino. Possiamo riscattare, credo, qualcosa. Riempimento, pignata in corso. Che... non so che cavolo sta succedendo, ok. Abbiamo trovato, non so, ok, altre robe che possono esserci utili, ovviamente. Ok, altre... questo non so che cosa sia, questo non so che cosa sia, perfetto. Ok, questa la dobbiamo acquistare, sinceramente non mi interessa acquistarla. Wow. Ok, però non credo che ne abbiamo. Non so che cos'era lì, perfetto. Possiamo, credo, ecco appunto, comprare robe varie, ma anche la balestra, ma noi... A parte che non possiamo praticamente fare nulla per il momento. Magari ci prendiamo qualche arma, non lo so. Ok, beh, qua sono tutte robe che possiamo acquistare, ma noi principalmente non possiamo, ovviamente. Ok, comunque ragazzi, io direi che possiamo fermarci a questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!